Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui insieme a voi per vedere insieme alcuni spezzoni dello showcase che è stato fatto il 14 dicembre dedicato a Hogwarts Legacy. Ragazzi, io sto gioco lo aspetto un sacco, non sono proprio fan sfegatata della saga di Harry Potter, però li ho visti tutti più di una volta e mi piacciono, quindi comunque il mondo di Harry Potter mi piace tantissimo. E quindi non vedo l'ora che esca sto gioco, tanto che l'abbiamo prenotato io in regia, quindi arriverà sicuramente al day one. Non so se riuscirò a portarlo a voi al day one, lo spero, quindi incrociamo le dita. Ma se così non dovesse essere, comunque ho intenzione di portarvelo, quindi aspettatevelo. Oggi però siamo qui solo per vedere appunto questo showcase e vedere in più che cosa ci stanno presentando. Quindi direi di non perdermi in chiacchiere e di cominciare. Vediamo un po' di che si tratta. Binario, 9 e 3 quarti. Ma questo è tipo un action figure. Eh sì, sarà tipo un'edizione limitata. E figa la grafica, molto molto bella. Combattimenti. Si vola con la scopa. Ok, quindi passano i giorni. Sarà in tempo reale. Comunque sicuramente c'è giorno e notte. C'è solo questo tipo di scopa. Ma è possibile personalizzarla in qualche modo? Sì, si può far tappa in un negozio di scope e trovare un assortimento di scope diverse. Per noi era importante che il giocatore potesse personalizzare la scopa in base ai suoi gusti. Le differenze sono puramente estetiche, però. Se parli con il negoziante e lo aiuti, ti venderà dei potenziamenti. Quindi la scopa comunque si potrà potenziare barra personalizzare anche esteticamente secondo i vostri gusti. C'è una barra del turbo, quindi si può anche andare alla velocità massima. Ok, più salite di quota, più si consuma la barra. Più state radenti al suolo, meno la barra si consumerà. Consideratela tipo la stamina della scopa. Esatto, questa meccanica, comunque il fatto di avere la scopa, vi sprona a visitare il mondo circostante. Anche il fatto che se state radenti al suolo non si consuma la barra vi porta a farlo, quindi vi porta a stare vicino al suolo e quindi a scoprire meglio l'area giocabile. Quanto sarebbe figo se anche il vento, no, che si sente nel video si percepisse anche tramite il DualSense, sarebbe molto figo. Chissà quanto sarà implementato il DualSense, se sarà ben sfruttato oppure no. Ne parleremo sicuramente, anche perché ragazzi, con Astro's Playroom abbiamo visto tante funzionalità e pochi giochi che l'hanno effettivamente utilizzate quelle funzionalità, quindi io incrocio sempre le dita perché è qualcosa secondo me da tenere in considerazione. Quindi, comunque, uscendo dal villaggio non si trova un mondo spoglio, ma si trovano dei piccoli insediamenti in cui potrebbero vivere dei maghi. Quindi siamo in una zona comunque ispirata alla Scozia. Esatto, ci sono dei borghi in cui è possibile scoprire delle storie dei maghi che vi abitano. Attenzione, siamo stati sulla scopa ma non sulla cavalcatura. All'ippogrifo? No, che bello! No ragazzi, abbiamo l'ippogrifo. Sto volando, io me ne vado in giro con l'ippogrifo, altro che scopa. Che bello! Puoi cavalcarlo a terra o spiccare il volo. Ragazzi, l'ippogrifo tutta la vita. Che bello. Ecco, là sulla minimappa si cominciano a vedere dei nemici in rosso. Vedo delle aree diverse. Qui c'è una zona paludosa. Ci si può spostare sull'intera mappa e andare ovunque? Ci sono delle aree che sono bloccate al momento. C'è un momento in cui il mondo esterno a Hogwarts diventa accessibile. Da quel momento, poco dopo l'inizio del gioco, si può andare ovunque. Quindi soltanto all'inizio siete obbligati a stare ad Hogwarts. Poi potrete visitare appunto quello che vorrete. E non c'è niente che si ripete, è tutto originale. Stupendo, veramente. No, vabbè.
Ragazzi, quindi cambiano le stagioni. Lo stesso posto dove era il giocatore, però con la neve. No, ragazzi, sto volando. Ma che gioco è? In occasione di certe festività in cui Hogsmeade e la scuola reagiscono al clima festivo e vedi che le decorazioni in quegli ambienti cambiano. Tutto questo contribuisce a farmi sentire come se fossi davvero lì. No, ragazzi, tipo alla Animal Crossing, che ogni festività, boom, il villaggio cambia, si addobba. Ragazzi, qua, anziché essere su Animal Crossing, è fatto in un mondo vasto come questo, alla faccia. Serve a creare un'atmosfera. Se vai a Hogsmeade di sera, la scuola diventa più silenziosa e tranquilla, al lume di candela, mentre ti aggiri per i corridoi. Quindi, ragazzi, proprio il mondo attorno a voi cambia nel ciclo giorno-notte e nelle stagioni. No, ragazzi, stupendo. Esatto, l'utilizzo anche di alcune cose è condizionato dal giorno e dalla notte. Sicuramente ci saranno oggetti che puoi utilizzare soltanto di giorno, come ci saranno cose che puoi utilizzare barra fare soltanto di notte. Attenzione, ragazzi, si passa all'arena di combattimento delle arti oscure. Foresta proibita, dove si trova l'arena di combattimento delle arti oscure, inclusa nella Deluxe e nella Digital Deluxe Edition. Mi piace il modo in cui l'arena di combattimento delle arti oscure è effettivamente integrata nel mondo, così l'esperienza è più coinvolgente rispetto a scegliere un'opzione dal menu del gioco. Quindi è un'altra funzionalità del gioco che, anziché mettervela nel menu, proprio ve l'hanno messa inserendo questa arena all'interno della foresta proibita. Ok, oddio, che figo! No! Oltre all'ippogrifo c'è anche lui, che bello! Non mi ricordo mai come si chiama, ma è tipo quei cavalli alati che può vedere soltanto Luna o comunque chi si avvicina alla morte. Che figata! Io li amo loro. Questa è l'unica arena del gioco in cui è possibile esercitarsi. Nel gioco di base abbiamo due arene di combattimento, quindi questa è solo per chi ha la Deluxe. Quindi le altre due invece sono accessibili a chiunque. Entrambe le arene offrono la possibilità di affrontare un combattimento e battere più ondate di nemici per ottenere un accessorio cosmetico, quindi per la personalizzazione, scusate, ho toccato il mouse. Questo vale anche per l'arena di combattimento delle arti oscure. Quindi questa è semplicemente specifica per le arti oscure. Le maledizioni senza perdono saranno accessibili a tutti e tutti avranno la possibilità se scegliere se aggiungerle al proprio repertorio o anche decidere di concentrarsi su di esse. Quindi vabbè, se volete farvi cattivi, immagino, le maledizioni senza perdono, insomma, tutte quelle cose in modo da poterle provare. Quindi nell'arena potete utilizzare anche queste cose senza dover rendere il vostro personaggio cattivo, diciamo un po' così, passatemi questo termine. Nell'arena semplicemente potete provare tutto senza per forza equipaggiarlo. Ok, ci fanno vedere, vediamo. Che figo il combattimento, ragazzi. È partito subito con Avada Kedavra. Quello era Crucio? Quindi Avada Kedavra, Crucio? Quando ha usato Avada Kedavra, la barra della salute dell'avversario è scesa immediatamente a zero. Abbiamo cercato di rappresentare il modo in cui Avada Kedavra funziona, anche in situazioni decisamente estreme. Noterai che la barra impiega molto più tempo a riempirsi per controbilanciare l'estrema potenza della maledizione. Vabbè, ovviamente, ragazzi, una volta che davra che fa, lo vuoi fare ogni 5 secondi. Ovviamente dovrete aspettare molto, è come se fosse una ultimate. È qualcosa che è sciotta comunque, quindi non può essere fatto ogni 2 secondi. Che comunque in basso a destra ci sono tutte le abilità. E ragazzi, quel rombo delle abilità mi ricorda tantissimo Dragon Age Inquisition, ragazzi. Quindi con R2 avete accesso ad altre 4 abilità, quindi in totale ne avete 8 equipaggiate. Quindi dovrete scegliere su quali specializzarvi. Ragazzi, io amo questa cosa. In Dragon Age era la mia cosa preferita, scegliere le abilità, perché poi fa il tipo di mago che voi diventerete, no? Quelle sono i vostri punti di forza. Quindi la scelta delle abilità è molto molto importante. Piante e pozioni, ovviamente, potete portare. Puoi portare con te le pozioni che distilli e le piante che coltivi nella stanza delle necessità.
per sconfiggere i nemici più rapidamente e in modo più efficiente. Ragazzi, io sono malatissima però con queste cose. Io cerco di utilizzarle il meno possibile, tutti questi oggetti, diciamo, che aiutano. Voglio sempre farcela solo con le mie forze, cioè voglio essere brava ad utilizzare le magie a tal punto da non aver bisogno delle pozioni. Ovviamente ci saranno boss in cui può servire, esatto. Tipo lei ha detto, contro nemici come i troll, nemici molto forti, usare una pozione è molto molto utile. Quindi c'è una pozione che abbassa il tempo di recupero di Avada Kedavra, quindi pensate un po'. È la pozione focalizzante. Panico. Cioè, ma perché fanno sempre i cattivi più divertenti da giocare? Ovvio che è più divertente fare la Avada Kedavra, però io, ragazzi, sarà tipo, avete presente quando mi do le regole da sola? Tipo quando gioco a Pokémon che ho le mie regole, no? E ragazzi, qua la regola sarà riuscire a diventare forte senza l'utilizzo delle maledizioni. Sarà il mio focus, ragazzi. Giocherò con questo obiettivo. Le piante, puoi utilizzare le piante per combattere, no? Ragazzi, io voglio essere così, una maga della natura. Vediamo se riuscirò a farmi maga della natura, dai. Tasso, tipico da Tasso Rosso. Ragazzi, io una volta feci un quiz e sono sbucata Tasso Rosso, quindi ragazzi, mi farò super Tasso Rosso. Cercherò di combattere utilizzando le piante, mi piace tantissimo questa cosa. Ad esempio, la mandragola stordisce i nemici nell'area circostante, molto figo, molto utile. Ok, vediamo un po', vinto la lotta, diciamo, il duello. Andiamo nella stanza delle necessità, che sarà la vostra base a Hogwarts. Uno spazio personalizzabile che ha anche degli utilizzi pratici, come distillare pozioni e coltivare piante. Prendersi cura di qualche animale. No, non dirne. Ragazzi, io mi ricordo un gioco per Nintendo DS dove dovevo prendermi cura tipo di una mandragola, di un serpentello. Adesso non mi ricordo, ma era bellissimo quel gioco. Mi rilassava un botto. Se riesco lo recupero. Devo trovare quale gioco fosse, perché proprio è uno di quei ricordi che ho di quando ero bambina, ma non ricordo il titolo del gioco. Ragazzi, è una stanza, potete personalizzarla e renderla vostra. No, che bello, ragazzi, che bello. Sto per piangere, è bellissimo sto gioco. Puoi cambiare l'architettura della stanza, scegliere tra temi diversi, diversissimi tra loro, per ribadire che questo spazio è tuo. L'architettura non è l'unica cosa che puoi cambiare, puoi anche far apparire piccoli oggetti. Vabbè, potete anche spostare, immagino, i tavoli, le cose. Ecco, tipo The Sims, ragazzi, scegliete cosa mettere, i tappeti. No, ragazzi, sto volando, è bellissimo. No, bellissimo. Ed è subito The Sims, ragazzi. Dove si prendono tutte queste cose? C'è un negozio di mobili o qualcosa del genere? Sì, vengono evocati con le cosiddette magiformule di evocazione, che sono in vendita da tomi e pergamene di Hogsmeade. Quindi, ragazzi, nel villaggio dovete andarvi a prendere tutte queste cose. Anche nel mondo ti ricompenseranno con alcuni oggetti. Puoi cambiare il colore, ovviamente, degli oggetti. Puoi cambiarne le dimensioni. Quindi puoi fare la sediolina piccolina, no? Bellissimo, stupendo, meraviglioso, fantastico. Oh, che meraviglia, mi piace il modo in cui il sistema è progettato e non è meccanico, è coinvolgente. Sì, ragazzi, succede tutto in estemporanea, non c'è un cambio di scenario tipo come in The Sims, che vai nella modalità costruisce e cambia proprio, c'è la griglia, insomma, si vede che è una cosa a parte. Qua lo state cambiando mentre state giocando, cioè mentre giochi tu cambi la stanza, cioè è pazzesco. L'oggetto appare come se si materializzasse, e il punto è che ci tenevamo proprio che fosse bello, perché nel mondo magico la magia è dappertutto. È fisica, è cinetica ed è estrosa. Volevamo che questo spazio fosse estroso. Ok, abbiamo insistito anche sull'aspetto, su come il giocatore possa assumere l'aspetto che vuole quando vuole. Nel corso del gioco troverai anche diversi tipi di quello che noi chiamiamo equipaggiamento. Vabbè, qua c'è tipo una cosa che tesse, quindi vi potete scegliere il vestiario. E ogni parte ovviamente avrà le sue caratteristiche. Ok, qua ci sono alcune delle abilità, tipo protezione dalla necromanzia o dai goblin o dagli anfibi. Quindi ci sono comunque delle abilità che potete dare ai vestiti. Per esempio, se usate molto la magia protego, potete dare la protezione, un aumento, un miglioramento alla magia protego tramite i vestiti. Quindi molto molto interessante. Ripeto, è GDR all'ennesima potenza, ragazzi. Il vero GDR di Harry Potter, mamma mia.
Cioè, da appassionata di GDR, vedere il mondo così pieno di magia, cioè, al di là del fatto che sia Harry Potter, no? È comunque un mondo fantasy, e chi è appassionata del fantasy non può non amarlo. Cioè, veramente, veramente ben fatto, ragazzi. Ci sono delle matasse di pelo. Da dove vengono? Noterai che gli ingredienti che vengono usati per raggiungere le caratteristiche e per potenziare il tuo equipaggiamento sono tutti di origine animale. Qui entriamo nella sezione relativa alla cura degli animali. Ora piango, ragazzi. No, che bello. No, ragazzi, piango. No, ragazzi, che bellissima questa cosa. No, ragazzi, bellissimo, come in Animali Fantastici. Cioè, voi entrate nel vostro mondo e ci sono tutti gli animali grandi, enormi, piccini. Tutti gli animali che vorrete accudire sono lì. Li potrete spazzolare. E man mano che ci prendiamo cura di loro, ci daranno dei premi. Tipo il loro pelo, che potrei usare nell'equipaggiamento. No, ragazzi, sto volando. La cosa degli animali è bellissima. No, ragazzi, mi faccio tipo una fattoria, mi faccio. No, troppo bello. Che meraviglia. Quello che stai facendo è dare loro una casa. Devi trovare le tane di questi animali e metterli in salvo. Questo comporta spazzolarli e nutrirli. No, ragazzi, sto volando. Stabilire un legame con loro. Oltre a prenderti cura, immagino, esatto, dei tuoi animali, puoi anche evocare degli oggetti. Quindi, ragazzi, avete veramente un largo margine di personalizzazione tra la stanza delle necessità e questo mondo, cioè, bellissimo. No, veramente, bellissimo. Potrete scegliere, appunto, se avere un parco giochi, un acquario personalizzato, solo per gli animali. E mi piace tantissimo questa cosa. No, anche a me, guarda, niente da dire. C'è ovviamente l'aspetto decorativo, potete, diciamo, andare a mettere delle decorazioni esterne in giro, perché comunque è uno spazio esterno dedicato agli animali. Man mano che avanzi nel gioco potrai ottenere altre magiformule e velocizzare il processo. Cioè, ragazzi, un botto, potete mettere un botto di cose. Il miscelatore per mangime, quindi qua costruite il mangime, così gli animali vanno a nutrirsi automaticamente, senza bisogno che siate voi ad andare a nutrirli. Gli metti là il mangime e loro vanno. No, bellissimo. C'è anche una scatola di giochi per intrattenere i tuoi animali. No, vabbè. Che bello! Ogni animale ha il suo preferito. Ovviamente il Munkalf adora la palla lunare, il Kneasel, che è come un gattino, adora inseguire il gomitolo. E sono tutti carinissimi. No, stupendo. Il Graforn è gigantesco. Panico. Cioè, è bello che puoi portare con te sia animali piccolini che animali giganti. Quindi, ragazzi, non vedo l'ora di popolare tutta questa cosa di animali. Stupendo. Attenzione, si può personalizzare l'animale, quindi potete dare i nomignoli. No, ragazzi, io qua ragiono un po' come ai Pokémon. Cioè, non puoi dare il nome, perché poi non vedi più che specie è. Invece è bello proprio vedere tutte le specie che hai raccolto, come se fossi un collezionista di animali. Se metto il nome, poi magari mi dimentico il nome della specie. Quindi, ragazzi, esplorate a più non posto, perché, cioè, secondo me sarà bello anche quello, vedere i vari giocatori cosa sono riusciti a trovare e cosa no. Quindi il mio mondo sarà sempre diverso dal tuo, perché magari abbiamo trovato cose diverse. Ragazzi, hanno finito, ci hanno fatto vedere un bel po' di cose, devo dire. Ragazzi, io credo che la mia reazione del video sia bastata a farvi capire quanto sono felice di questo gioco e quanto mi aspetto da questo gioco, perché, ragazzi, hanno fatto vedere veramente, veramente tanta roba e io non vedo l'ora. Veramente, ragazzi, non vedo l'ora. Sicuramente non è un gioco da portare in live, o meglio, sì, ma c'è tanto, tanto da fare anche off cam, troppo. Quindi probabilmente i tempi delle live non si confanno alla tempistica che invece vorrei dedicargli privatamente. Quindi chissà come lo porterò questo gioco, ragazzi, non lo so. Ci penserò molto molto attentamente se portarvelo o godermelo io. Uscirà il 10 di febbraio. Ragazzi, io credo di averla presa la Deluxe, quindi la foresta, l'arena delle arti oscure dovrei averla. Ragazzi, vi saluto, qua ci fanno vedere l'utilizzo di un libro, io non voglio sapere altro. Ragazzi, abbiamo visto veramente molto oggi, quindi nulla, io vi lascio così, vi ringrazio ancora, vi invito a scrivere nei commenti se c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente. Io sono andata fuori di testa per la parte della cura degli animali, veramente stupenda. E nulla, fatemi sapere la vostra. Ovviamente, se non ti sei ancora iscritto, iscriviti per supportarmi e non perdere i prossimi video. E nulla, io ti ringrazio, vi mando un bacione e ovviamente vi rimando alla prossima. Ciao!